Buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono qui per parlarvi delle ultime notizie di calciomercato riguardanti il Monza, partendo dall'ufficialità di Scozzarella, che vi avevo dato anche nell'ultimo video, quello della prima convocazione di Balotelli e dell'interessamento per Scione, che poi di Scione non si è più sentito parlare. Parliamo di cose concrete, infatti. Vi volevo parlare dell'arrivo di Matteo Scozzarella da Parma, che è un centrocampista, e poi nelle ultime ore è saltato fuori tramite il profilo dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che il Monza avrebbe acquistato da Sassuolo Federico Ricci. Vedremo un po' se poi arriverà l'ufficialità anche da altre fonti, però comunque Di Marzio, grande esperto di calciomercato, ci può stare l'arrivo di Ricci dal Sassuolo al Monza. E niente, poi si parla anche di cessioni, infatti il primo nome sulla lista è quello di Nicola Arrigoni, che ha trovato solo una presenza in questa stagione. Si parla di un interessamento del Vicenza dove gioca il fratello Luca Arrigoni. E niente. Potrebbe partire alla volta di Vicenza Nicola Arrigoni. Un altro che potrebbe partire sicuramente è Checco Lepore, che quest'anno ha trovato veramente poco spazio con Carlos Augusto, Sampirisi e Donati a coprire le fasce. Ha trovato veramente poco spazio Checco Lepore e potrebbe andare via. Mentre ho anche una news su Lorenzo Pirola, il giovane difensore di Karate Brianza di proprietà dell'Inter, dovrebbe fare appunto ritorno alla società nerazzurra per poi essere ceduto probabilmente sempre in via alla Cremonese, dove magari troverebbe più spazio rispetto al Monza, dove abbiamo giocatori come Bellucci, Paletta, Bettella, Scaglia davanti a Pirola, che è giovane, però ha trovato poco spazio con la maglia biancorossa. E niente, un altro giocatore dato in partenza, viste le ultime partite dove non è neanche stato convocato, dove non era negli infortunati e negli squalificati, ma non era comunque convocato dal Monza, è José Machin, che finalmente per la mia gioia e la gioia del popolo biancorosso potrebbe far ritorno al Pescara. E potrebbe finalmente concludere la sua esperienza con il Monza. L'ultima news invece riguarda Andrea Barberis, il centrocampista arrivato in estate dal Crotone, che con l'arrivo di Scozzarella potrebbe giocare meno. Ci si aspettava di più da Barberis. Nelle ultime partite si sta riprendendo, sta facendo vedere comunque delle belle prove nelle ultime rispetto all'inizio di campionato, però c'è una voce che lo vorrebbe di nuovo al Crotone, che il Crotone sarebbe interessato a riportare Barberis in Calabria. Io spero vivamente di no, che Barberis rimanga, perché comunque ci può stare bene nel centrocampo biancorosso e quindi spero che Andrea Barberis rimanga, gli altri purtroppo. Come si sa, i giocatori vanno e vengono, ma la fede per i colori biancorossi, quella rimane. Quindi io vi invito a mettere un mi piace su questo video, a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina delle notifiche per ricevere i video. E se vi va di lasciare un commento qui su queste uscite dal Monza e su queste entrate, Cozzarella Ricci, sulle varie. I vari rumor che vedono giocatori in partenza da Monza, e sempre forza Monza, dai bagai!